Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Siamo qui col Super Mattia. Guarda dove avevamo portato. Ad Amsterdam, pronti per un video finalmente un po' diverso dal solito. Che finalmente botte e dovevamo vomitare per la stanchezza. Esatto, oggi sgarro ad Amsterdam. Ma uno sgarro particolare perché il Super Lampredi, il nostro nutrizionista, ci ha dato un'ora e mezza di tempo per questo sgarro. Quindi sto a battere mezz'ora in più, eh? Mezz'ora in più? Stiamo a cercare di fare due ore. Davvero? Magari. Quindi o un'ora e mezza o due, poi lo capirete insomma da non so da che. Mo' svaligeremo tutti gli hot dog e fast food. Mo' dopo mangiamo. E li famo mettere a piangere, non ho capito. Quindi ragazzi, siamo carichi e soprattutto siamo affamati perché abbiamo fatto un allenamento devastante. Sparring, lo vedete dagli occhi. Quanti like per il prossimo video? Sgarro, magari una sfida oppure in un'altra città. 30.000. 30.000 like. Sto per mangiare tutta Amsterdam. 30.000 like e facciamo un altro video sgarro, magari in un'altra città, che potete scrivere qui sotto nei commenti. E noi ci andiamo. Detto questo ragazzi, abbiamo una fame allucinante proprio. No, è anche molto tardi. Abbiamo mangiato non tanto oggi. Dai, 9 di mattina. Dai, partiamo. Finalmente il primo pasto. Io già sto a leggere quello che devo prendere. Del nostro primo pasto del nostro sgarro. Eccoci qua. Hi. Can we have two hot dog? Ma vedi qua come funziona? Qua ti servi da solo. Servi da questo cereali. Raga, io molto semplice. Olli, ketchup. Allora, da adesso in poi partirà il timer. Sei pronto? 3, 2, 1, ok. Buono. Buono vero? Io penso come Franchino. Io ho la bocca da. Pure io. Se vuol dire bocca da fogna. Pure io. Mi guarda, piace tutto. Però questo non è un video che analizziamo i po'. Questo è un video dove sgaramo, mangiamo. Ovvio. Diciamo se ci piace o meno. Però non siamo critici di cibo. Io già sto a pensare alla prossima tappa, ti dico la verità. Perché con questo siamo ancora vuoti, o no? Ancora iniziato. Regà, posto importantissimo, patatine qua a Amsterdam sono clamorose. Sì, sono famose. Quindi non possiamo famous non fermarci chips qui. Quindi I. Can we have chips for us? Big. Metti. Ketchup. Only for ketchup. For him, for me nothing. Regà, tutta la parte d'inglese la fa Mattia, che è scarso, però io so peggio. T'ho detto che sono buoni. Guarda quanto sono grossi. Sono grossi, sono buoni. Regà, io qui sono venuto già qualche anno fa, che ero in vacanza, e me le ero già prese. E mi erano rimaste impresso perché sono buone qua, ragazzi. Quindi se venite a Amsterdam, prendetele le patatine perché sono veramente buone. Mattia ha già assaggiato. E io poi ne mangio mai la roba fritta, le patatine. Quindi, quindi per te a 10 sicuro. Ah, non mi piace. Mi prendo quella con un botto di ketchup. Rega, troppo buone. Qua sono grossi, cioè, rega, per farvi capire. Sono grosse, sono ciccione. Buone. Il bello di oggi è che abbiamo un tempo limitato per mangiare tutto, ma qua ci abbiamo tutto vicino. Ogni metro c'è una cosa. È tutto fast food, già c'è una roba pronta. Ma siamo sicuri di quello che stiamo a fare? Dice sempre, facciamo un test. Facciamo un test. Gli italiani che vengono qui da Amsterdam e si prendono la pizza rotta da un Bangladesh. Cioè io ho visto l'aspetto. Ma che ti prendi la pizza da un italiano da Amsterdam? No. Io ho visto l'aspetto, tra poco lo vedrete pure voi. È una scommessa per capire un voto da 1 a 10. Se supererai il 2. Pro. Vediamo un attimo. Queste sono meno rischiose. Tu dici la margherita? Meno rischioso, sì. Meno rischiosa la margherita secondo Mattia. Se altra cosa. Abbiamo un pezzo perché. Esatto, un pezzo. Diviso due. Diviso due, più che altro non per una questione di non fame, perché abbiamo sempre fame, ma più per una questione di rischio. Ok ragazzi, eccola qui la nostra pizza. Ci andiamo a sedere un secondo? Togli. Andiamo. Vai. Vediamo un po'. Allora, profuma profuma, però un bordignetti. Fa schifo, non muovo di più. Guarda, non dico niente, aspetto. Allora inizio io, regà. Regà, vi dico la verità, è andata secondo le mie aspettative. Merda. È una merda. Però regà, la siamo cercata, Oh, tiè, guarda qua, tiè. Mamma mau.
che era bella, attento che caldo di attimo. Qui ovviamente ragazzi ci facciamo anche una storia per Instagram, dico bene. Occhio che scotto. Vai, mamma mia che bella. Ricordiamo carne argentina. Allora, vado prima io. Allora, intanto facciamo vedere che la cottura è esattamente come la volevo. Buona, sì, veramente buona, molto buona. A parte che è buonissima, grazie. E poi ragazzi, effettivamente, dopo tutti sti panini, patatine, eccetera, ci voleva proprio, eh. Una bella bistecca così ci voleva proprio, regà. Ci voleva proprio. Il suo sgarro è tutto, però pure un po' di insalata. Non è che ci dispiace, eh. Intanto questi grandissimi, cioè, ci hanno riconosciuto, ci hanno offerto, gentili, carini, offerto la carne che tra l'altro è veramente molto buona. Sono 30 anni che sto qua. 30 anni. Mo adesso andiamo al prossimo step. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take. Allora Mattia vuole solo salato, io invece faccio i miscugli, ragazzi. Tenayeva small gelato, small pistacchio cookies. Ferrero è buono, Ferrero, mo consigli, dai. Vai, Ferrero, mazza, è grosso, no? Non è male, eh. It's gonna be a good day, wake up. Cioè oggi giornata sgarro, zero dolci. Ma lo sai quante volte io mangio solo salato? Perché a parte io pure so più da salato, però che poi non c'ho fame per il dolce. E poi perché non mi fa impazzire, la verità. Ok ragazzi, siamo finiti qui. The Butcher fanno panini di queste dimensioni, mi sa. Io inizio a essere piano e mo ci stanno sti panini. Vai. Io mi voglio pure l'anima tua. Vai. Regà, qua non ci facciamo parlare dietro, eh. Pronti, 3, 2, 1. Lo so, è grosso, eh? Eppure è buono. Siamo venuti qui, abbiamo preso il panino più grosso di tutti. Ed è veramente molto buono, eh? C'è tutto, c'è una cosa che non c'è. Allora ragazzi, vi elenco gli ingredienti mentre Mattia già ha finito praticamente, non so come ha fatto. Tra l'altro lui ha detto pure tipo che questi sono difficili da finire per l'altri, no per noi che si sparamo. Io ho dato due mozziconi, lui già ha finito, però vabbè, io intanto vi dico quello che c'è dentro. Allora, si chiama The Teddy, ci sono 230 grammi di Angus e già quindi tanta carne. Ovviamente pane, c'è il formaggio. Ma quello che vedo sì. C'è il formaggio, c'è cheddar, cipolle, pomodori, bacon, insalata. Insalata, pomodoro e mille altre cose che, vabbè, ketchup, salse varie e salsa barbecue. Un sacco di roba, raga, cioè è enorme sto panino. Ok ragazzi, panino andato, adesso ci siamo presi una Coca Zero. Diciamo per abbassare un po' le calorie perché siamo a dieta, dio un po'. Allora ragazzi, la situazione è questa. Un'ora e mezza è passata. Stiamo belli cotti. Siamo pure pieni, di la verità. Non sì. Far gradasso, sei pieno, mu. Abbiamo mangiato. E adesso non so se faremo un pasto extra in time. Magari vediamo se farlo sgarro o meno. Adesso sentiamo il nutrizionista Lampredi e vi aggiorniamo. Comunque, oh, posso dire una cosa. E a parte la pizza, che non era proprio il top, ovviamente il resto, oh, era buono. Carne ottima, carne, panino, panini strepitoso, patatine assurde, sì, tutto un po', pure buono. Il gelato non era niente male, quindi top, regà. Adesso ci facciamo anche qualche foto al volo qui, prima di andare via, perché poi ci abbiamo, vabbè, poi aggiorniamo, regà, perché qua non ci stiamo a capire niente, mi sta venendo il mal di testa, tra cazzotti, cibo e tutto il resto, una caciara. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Ragazzi, ok, noi abbiamo concluso con una cena extra sgarro con hamburger, patatine, fettuccine col pesce, salmone, più altre carni, altri antipasti, insomma, oggi abbiamo preso 10 kg. È stata una giornata molto calorica, un po' pesante. Però devo dire la verità, dopo tutta la settimana di
allenamenti duri. No, ma con tutta la camminata che abbiamo fatto. Esatto. No, certo. Ma poi l'allenamento di oggi è stato veramente tosto. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, raga, mi raccomando, supportate a cannone, spaccate questo video dei like. Quanti erano? Tipo 20-30 mila. E scrivete nei commenti quali altre sfide volete vedere. Magari sfide tra me e lui. Ovviamente prende la sveglia piuttosto che città che volete vedere. Qui siamo a Amsterdam, possiamo fare altre città, no? Regà, cosa importante per chiudere: iscrivetevi al canale per supportarci. Grazie a tutti per il mezzo milione di iscritti, regà, o mezzo milione, grazie a tutti, continuiamo a salire. Detto questo, ragazzi, ci vediamo connessi. Ci vediamo al prossimo video qui in Olanda. Vai, regà, vamos!